Occhi aperti per Salve a ricollettori. tutti! Sono sempre informati su quello che succede a Uncounty. Che si parli di avamposti, scorte da prepper o nuovi alleati, saranno sempre pronti ad aggiornare la tua mappa con qualcosa di utile. Chi? Se arrivano le gemelle. Vabbè, puntano scritte. Comunque, benvenuti a una puntata di questa serie su Far Cry New Dawn, chiamato il cambiamento del governo. Io non so se devo andare da queste parti, cosa devo fare qua? Ah, è qua per sbloccare le varie robe. Va bene, allora. Artiglieria. Qua. Ci vuole l'etanolo. Ok, ci vuole l'etanolo per sbloccare l'artiglieria. Qua c'è qualcuno con cui dobbiamo parlare. Vediamo che ci dicono chi è che c'è. Salve. La nostra società di ricognizione informativa è stata fondata da un ragazzo di nome Bean. Ok, riprendiamo. Scusate, non sentivo l'audio in televisore, purtroppo c'è qualche problema. Comunque, andiamo. È un vero tesoro, ma non si può più badare a se stesso. Ah. Pare che qualcuno gli abbia rubato dei documenti importanti. Ah. Se li ritrovassi, troverebbe il modo di ripagarti. Ok. Va bene. Bean. Apri per nella mappa. Vediamo un po'. Pronto? È Bean che parla! Il fondatore di Wikibinia! Wikibinia! Ok, abbiamo capito. Allora, da dove si esce? Da qui? Usciamo. Ok. Ma è ciò... Io mi ero sbloccato anche un'arma. Il Vector. Però non ce l'ho. Va bene. E allora... Devo andare per forza con queste. Oh, qua c'è un buggy. E là, ok. E andiamo, dai. Sorry, ok. Allora, porca. No, un attimo. Ok, un attimo. Devo riprendere un attimo la mano con la guida. Qua c'è un cerbiatti. Ok. Scusate un attimo, basta un attimo il volume. Un momento. Qualche problema tecnico ogni volta, però. Devo. Ecco. No, che sono una fine che aumentavo troppo forte il volume del televisore. E ci sarebbe stato il ritorno. Intorno al microfono, insomma, quel brutto effetto eco che penso non piaccia a nessuno. Il pelo. Aspetta, qua c'è qualcuno con cui parlare. Salve. Lei deve dirmi qualcosa? Nella vecchia casa di Larry Parker è spuntato fuori uno strano macchinario. Questo significa sempre due cose. Ah. Che in quel posto ci sono risorse preziose e che i guerrieri della strada stanno cercando di recuperarle. Ok. Dare un'occhiata. Va bene. Andiamo a vedere la mappa dove si trova. È un po' lontanuccio però il posto, eh. Ma io vorrei capire un attimo come siamo messi, in senso la mappa. Allora, L2. Allora c'è Armstrong, qua c'è Fuga. Ma è una missione. Vabbè, non l'ho capita questa cosa. Vabbè, è qua. Non si capisce bene la mappa come. Cioè dovrebbe essere la stessa, però non è che mi è chiaro. Qua c'è Nick Rai. Mi bacio, vabbè, ok, sentite. Allora, torniamo alla. Al buggy. Allora. Carmina. Dobbiamo combattere con intelligenza. Avanti, Carmina. Ci abbiamo da fare. Avanti. Non so perché quel quadratino è rimasto di missione. Come fa? Aspetta. Chi è? Ok. Chi è? I guerrieri della strada hanno furgoni pieni di esplosivi. Ole. Li usano per rifornire avamposti e officine.
Puoi far saltare tutti, no, e lasciarli a bocca asciutta. O addirittura rubare i furgoni e portarli a Prosperity o in una Porca miseria! Mi aggrappo alla vita! Che ha saltato per aria! Carmina, potresti rianimarmi, grazie. Bene, continua a combattere. E io continuo a combattere, sì, però porca mi sei saltato per aria. Vabbè. Ripara. Tratto richiesto, vabbè, non voglio. Oggi non si muore. E questo? Questo è andato, perfetto, ora siamo a piedi. Questo mi state dicendo? Siamo a piedi, va bene, e allora se a piedi siamo, a piedi andiamo. Tanto 200 metri e ci siamo. Diciamo, qualche problema iniziale con questo, con qua, però adesso ci arriverà. Allora, dovremmo andare a parlare con Bin, che tra l'altro in inglese vuol dire fagiolo, quindi parliamo col signor fagiolo. Signor fagiolo, salve. Mi serve qualcuno che prenda il mio posto. Grazie al cielo, sei davvero gentile. Prego, ma io sono qua. Sono Bin, Wikivinia è opera mia. Hai presente? La usano tutti per le mappe. Sono e qua. Wikivinia, e non mi vuoi guardare in faccia. Qua sono. C'è un fatto però. Wikivinia è in pericolo. Ho perso tutti i dati. Le informazioni, le mappe, tutto. E ora anche il mio business plan. Business plan? Ma so chi è stato. Un mio impiegato di nome Richard. Ha un problema con le scommesse. Si gioca anche le mutande con i guerrieri della strada. E perde sempre tutto. Deve averlo nascosto da qualche parte per sicurezza. O gliel'avrebbero già preso. Non è che sia gente proprio per bene. Di solito gioca in un posto non troppo lontano da qui. Se gli metti un po' di strizza ti porterò subito al nascondiglio. È sicuro. Me ne occuperei io, ma ecco, le mie ginocchia e i polmoni e gli occhi. Comunque, potresti recuperare il mio business plan. Il business plan. Stavolta ti sarò debitore. Garanzia totale in Wikivinia. Ok. I guerrieri della strada hanno bande in tutto il paese e di tanto in tanto si danno una mano con qualche rifornimento. Se vedi un aereo, è quasi sicuramente loro. Sempre una gara per chi arriva primo allo sgancio, e c'è sempre da combattere. Bene. Parcheggio. Cambio posto. Oh porca. Ok. Perché te la stai prendendo con un cane, Carmina? Carmina. Ma povero cane! Questo è uno stronzo, ok, ma. Ho visto di peggio. Faccio. Allora, saccheggio. Ma io. Per forza. Devo per forza scambiarlo con quello. Non posso prendermelo in più quest'arma, no? Va bene. E allora. Ora dobbiamo andare. Dove dobbiamo andare? Qua, serie negativa. Aggiungi la fattoria. Raggiungiamo la fattoria. Diciamo, adesso non parto completamente a zero, cioè ho una vaga idea come funziona un Far Cry, anche se questo per i motivi ha qualcosa di diverso. Come quelli fornimenti dall'alto, insomma, che avete. Che devi. Perché ogni. Ah. Io voglio capire cos'è quel simbolino che vedo in basso a sinistra puntando così. Vabbè. Dobbiamo andare lì. Cos'è questo cartello? Cane selvatico. Ah, ok. Va bene. Ok, dobbiamo trovare Richard.
Oh. Olè. Olè. E Richard? Ah! Dopo mi sono adattando all'obiettivo? Dov'è l'obiettivo? Dov'è l'obiettivo? Ci sono in direzione? Dov'è l'obiettivo? Richard? 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 Ah, forse ho capito. Di qua. Corri. Corri, non prendo niente. Andiamo a pigliare a Richard. Allora, Richard. Richard, prima che ti piazzo una pallottola in testa, Richard, fermati. Fermati, Richard. Prima che ti piazzo una pallottola in testa, Richard. Porca. Richard. 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 Ascolta, va bene, sì, ho perso i vestiti. Bravo. L'ho notato. Volevo che finisse così. Ero uno dei ricognitori di Bean e ho pensato che cosa sta facendo Carmina? Così tanto, fossero una buona fonte di informazioni. Mi hanno detto che ce le saremmo giocate le informazioni e in men che non si dica mi sono perso tutta la roba di Bean. Le uniche cose che mi erano rimaste erano gli vestiti e il business plan di Bean. Il business plan è nel mio posto segreto, in un piccolo bunker sopra quella cosina. Giuro che non giocherò mai più d'azzardo. Lo spero per te, amico mio. Lo spero per te. Oddio, aiutami, ti prego. Entra nel bunker. E dov'è il suo bunker? Là. Vedo una cosa verde. Vedo... munizioni pistole, vabbè. Hope County è piena di gente pronta a fare affari. Per molti di noi è l'unico modo per sopravvivere. Se vedi qualcuno con uno zaino, prova a vedere cosa si sta portando dietro e se è disposto a pagarti per la tua roba. Porca. Ascolta, combattere contro i guerrieri della strada. Porca miseria, ok. Porca miseria, anche questo! Porca... ok, guarda, guarda, ho sentito proprio tutto, ho dato ascolto a tutto quello che hai detto! Come no? Eppure il fuoco! E poi con la pistola sono abituato con certe armi e poco automatico. Andare pure di pistola. Ciao stronzo. Ok. Ma coprire cosa? Saccheggio. Chi stai sparando? Prendi quattro ingranaggi. Ma chi state sparando? A chi cacchio state sparando? Ecco, posso entrare nel bunker. C'è del fuoco però. Qui. Saccheggiamo. Mettiamo un po' sparaseghe. Io vedo del fuoco comunque qui, bene. Ottimo, io. Ottimo. Allora. Prendiamo il business plan. Pronto? Oddio, è così che si sente la mia voce. Posso? Aspetta, no, non posso. Volevo dire che mi sono dovuto spostare, ma dai miei calcoli dovrei essere comunque vicino alla tua posizione. Vai verso sud, dico bene? Mi troverai, fidati. Bene. Leggo, cosa c'è qua?
Caro Mr. Reed, la sua richiesta a Wikipedia è stata accettata. Vabbè. Andiamo a portare Eccala. Chi c'è, mo? E dobbiamo andare di là, non che. Saccheggiamo questo, vabbè, sarebbe stato un ottimo. Ah, ma. Se ne sono andati? No, vabbè. Vabbè. Dimenticato di ricaricare. Ole, a posto. Oh, ho 2 punti tratto, che bello. Allora, guida veicolo. Ok, ci sono. Vabbè, sono contento che ci sei. Io però. Tratti. Allora, rampino. Tieni premuto per agganciare a un punto rampino. I danni a coda diminuiscono. No, io voglio mettere. Sabotatore, scassinato meccanico, elettricista, binocolo. Furtività, destrezza, pronta azione, polmonare, arsenale. Cos'è? Allora, puoi avere una terza arma. Oh, ecco. E intanto, così. Oh. Fammi scendere. Vediamo se qualcuno c'ha un'arma che posso prendermi. Questo saccheggio. Tu? C'avevi un'arma? No. Un'arma, voglio una. Mi serve un'arma. Saccheggio qui. Oddio. Sì. Così si sopravvive, senza sprecare niente. Ora mi sento meglio. Con la ruota delle armi. Oh, allora, guidiamo il veicolo. E noi dobbiamo andare alla mappa, dobbiamo andare qua a parlare con Bing. Vabbè. Sei con noi, con loro, tu sei con noi, vabbè. Andiamo. Aspetta che qua c'è una roba però. Qua c'è una roba, fermi tutti. Non so che roba è, ma c'è una roba. Ok. Ok. Saccheggia. Boh. Andiamo al mezzo. Dove l'ho messo il mezzo? Il mezzo. Forse quasi facevo prima andarci a piedi, vabbè. E andiamo. Andiamo, andiamo. Sì, andiamo, Carmina. Carmina Burana. Babbo. Salve. Sì. Farei un bel applauso gioioso, ma mio papà diceva sempre che è roba da clown o bambini, quindi Quindi? ricordi
quella cosa di darsi una mano a vicenda, beh, ho deciso di piazzare il quartier generale di Wikibing a Prosperity da ora. Ok. Ho mandato la mia gente a prendere informazioni e farò di nuovo le mappe e poi, beh, vedrai, con il mio business plan Wikibing conquisterà il mondo. Come diceva sempre. Babbo, convinto tu. Ci aiuteranno tutti e tutti doneranno qualcosa, sarà fantastico. Ci si vede a Prosperity, ok? Bene, non vedo l'ora. Nel frattempo, goditela. Va bene. Me la godo, sì, c'ho sta bella arma qua. Oh. Avremmo sto veicolo pure a disposizione. Oh, ho preso uno specialista Prosperity, ci siamo. Ora qua quindi la miniera di carbone. Ah, perché dobbiamo liberare quello, certo, ovvio. Ovvio, dobbiamo andare a liberare quello. E signore, devo dire che questa cosa lo faremo nella prossima puntata, ok? Prossima puntata si va a liberare il tizio là. Bene, detto questo, molto semplicemente. Saluto tutti quanti voi. Alla prossima.